Per i 70 anni della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, l'ortaggio re della manifestazione ha ovviamente uno spazio dedicato e una novità che è stata introdotta appunto per permettere ai visitatori di vivere al meglio il prodotto locale è il villaggio del peperone del territorio che si trova nell'area nord della fiera. Come è strutturato questo villaggio? Sta avendo un buon riscontro a livello di pubblico, di partecipazione? Ma quest'anno ci hanno dato l'incarico di gestire questo spazio del villaggio dei produttori, quindi ci siamo sentiti un po' protagonisti perché appunto abbiamo invitato i nostri produttori, ma non solo quelli di peperoni, ma cipolle, poi ci sono chi trasforma il prodotto, poi c'è delle aziende che hanno creato il panino orticolo, c'è un'azienda che fa i salumi, quindi è tutto un abbinamento, che poi però la base è sempre il peperone, perché anche in queste diverse preparazioni c'è sempre il peperone. Una formula che è al passo coi tempi, perché oramai lo street food è diffuso ovunque e permette anche di vivere in modo più dinamico la fiera in sé. E si parlava appunto di produttori locali, di tutela degli stessi. Il consorzio da questo punto di vista continua la sua missione per proteggere questo patrimonio agricolo e in questi ultimi tempi però bisogna anche avere a che fare con i cambiamenti climatici e regolarsi di conseguenza per quanto riguarda le tecniche agricole. Appena scoppia l'estate, perché normalmente prima abbiamo l'inverno, poi quando nel giro di due giorni scoppia l'estate, da 20 gradi arriviamo a 35, quindi anche le piante non sono abituate a questi stress. E allora dobbiamo difenderle, come una persona si mette gli occhiali da sole, noi li facciamo sulle teli delle serre, perché tanto oramai è tutto coltivato sotto serra, perché con gli sbalzi di clima e temporali, grandinate, quasi impossibile coltivare a cielo aperto. Comunque su questi teli viene spruzzato un prodotto specifico fatto da una ditta che praticamente quando c'è il sole oscura e non lascia passare i raggi, quando non c'è il sole lascia passare la luce, quindi è stata una bella invenzione. E come arriva il caldo si fa una passata di quello, poi come aumenta il caldo si fa un'altra. Noi come produzione nel disciplinare del consorzio appunto abbiamo delle regole ferree che praticamente noi dobbiamo coltivare solo nel terreno, non in sistemi moderni come quello aeroponico, idroponico, qual si voglia dire, e quindi dobbiamo trovare sempre dei terreni freschi dove facciamo rotazione, non facciamo disinfezione, e di qui nasce appunto la bontà del peperone e la digeribilità.